desidero rivolgere i miei auguri natalizi a tutte le persone, in modo particolare alle persone che sono sole, che sono abbandonate, persone anziane. Desidero rivolgermi ai giovani che sono spesso in difficoltà, soprattutto in questo tempo di pandemia. Desidero poi rivolgere a tutte le persone che stanno faticando perché la vita si è fatta ulteriormente dura in questi ultimi tempi. Ma mi rivolgo a tutti perché abbiamo tutti bisogno, chi è sano, chi è ammalato, chi è giovane, chi è anziano, abbiamo tutti davvero bisogno di accogliere questo annuncio dell'angelo che invita a gioire, a rallegrarci. Il mistero della nascita di una persona è sempre un mistero grande, che stupisce, che meraviglia, ma ancora più grande è quel mistero là dove noi rivolgiamo il nostro sguardo, perché è nato là a Betlemme, è un bambino povero che nasce in un posto dimenticato quasi della storia, e tuttavia proprio quel bambino ci rivela l'amore di Dio per noi, perché quel bambino è donato a noi. E il Signore Gesù, che nasce a Betlemme, offre per noi la sua vita, per essere il nostro compagno di viaggio in mezzo ai problemi e alle difficoltà della vita, per risollevarci quando ci sentiamo davvero stanchi e quasi perdiamo il gusto, la gioia di vivere, per dirci anche che dopo la fatica, dopo le difficoltà e le tante oscurità che la vita comporta, c'è una meta. Ed è una meta luminosa. Il desiderio di Dio è di averci tutti con Lui, partecipi del suo mistero di amore. E allora soffermiamoci in questi giorni natalizi, se abbiamo il presepe in casa, speriamo di averlo un po' tutti, come ha fatto San Francesco, ecco, contempliamo quel bambino, ma contempliamo anche i personaggi che sono attorno a quel bambino: Maria, la madre, Giuseppe, i pastori, le varie persone che si recano per aver accolto l'annuncio di quell'angelo che invita appunto a lodare e a ringraziare il Signore. È un invito alla gioia, è un invito alla speranza. E quindi non solo fermarci e contemplare, ma proprio ricordare anche come la nascita di quel bambino a Betlemme del Signore Gesù, il nostro Salvatore, diventa anche per tutti noi una rinascita, una vita nuova, la possibilità di vivere anche noi illuminati da quella luce che è Gesù, accompagnati da quell'amico che è il nostro Salvatore. E allora possiamo diventare anche noi a nostra volta capaci di offrire un sorriso alle tante persone che hanno bisogno di guardare il nostro volto per sentirsi incoraggiati. Possiamo offrire una mano amica, perché sono tanti ad avere bisogno di risollevarsi dalle cadute che fanno parte della nostra vita. Abbiamo noi la possibilità di donare vita, luce, gioia e speranza ai nostri fratelli. E tutto questo è racchiuso in quel grande, gioioso mistero della incarnazione, della nascita del Signore Gesù, che diventa davvero motivo di gioia, di speranza e di nostra rinascita per noi e per tutti gli uomini. Allora a tutti desidero davvero augurare un buon Natale, sereno, nella gioia, e desidero augurare anche un anno nuovo, maggiormente sereno, maggiormente gioioso, meno tribolato di questi ultimi due anni che davvero hanno condizionato un po' anche le nostre relazioni. A tutti il mio augurio sincero di un Natale gioioso, di un Natale santo e di un felice anno nuovo.